Palazzo Filingeri, qui a Santa Flavia, per parlare eh, di una grande squadra, di una squadra appunto che rappresenta questa città. Il nome Sant'Anna è fortemente evocativo perché è la patrona di questa località bellissima sul mare che conosciamo tutti, famosa per le sue bellezze naturali ed artistiche. Palazzo Filingeri, quindi l'epicentro questa sera di una presentazione di una squadra i cui ragazzi, i cui atleti faranno sicuramente bene per onorare un campionato e per onorare una grande società. Questo è il momento della presentazione, da domani si farà sul serio. Queste sono le premesse, queste sono le grandi aspettative di una società e soprattutto di una cittadinanza, di una tifoseria che aspetta grandi traguardi, ma i traguardi si conquistano giorno per giorno, domenica per domenica, loro sono pronti, noi siamo pronti per il partire, per una grande trasmissione, presenteremo il Sant'Anna, squadra di Santa Flavia, con onore per far bene in tutto il campionato. E siamo qua a presentare appunto eh, la squadra del Sant'Anna in questa meravigliosa cornice. Intanto volevamo salutare eh, chi ci ha accolto, eh, parlo ovviamente dell'organigramma della società, è nobile da questo punto di vista anche in senso storico. Parliamo eh, di Aurelio Marino che è il presidente, Tony Siracusa che è il vicepresidente, Tommaso Castronovo che è il presidente onorario. Parliamo anche di dirigenti legati a questo grande eh, connubio eh, con la squadra, con questa bella società che sono eh, to Tony Tarantino, Sergio Cataldo, Roberto Capitano, Salvo Pro. Benzano, Matteo Lobuglio Bartolo Ranieri, Salvo Lipari qualcuno non ci sarà per problemi ovviamente di impegni lavorativi e quant'altro e poi lo staff tecnico con Angelo Tomasello che è il mister Salvo Canfarotta che è il, è il preparatore atletico e poi eh, il, il preparatore dei portieri che è Salvo Galioto bene, abbiamo questo parterre de questa sera ma eh, volevo salutare colui che realmente poi ci ospita in questo meraviglioso scenario eh, di questo palazzo antico del comune appunto di, di Santa Flavia che è l'assessore Michelangelo Pedone, assessore allo sport, turismo e spettacolo. Bene, allora, Innanzitutto vorrei chiedere al presidente Aurelio Marino, eh, che ringrazio ovviamente dell'invito, eh, quali sono eh, le sensazioni e soprattutto le ambizioni per partire con una squadra di calcio dopo che sei stato un leader di una società e lo sai ancora, di ciclismo. Eh, innanzitutto, buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Eh, le ambizioni. Le ambizioni, io sono un po' diciamo, un malaticcio di calcio, quindi sono del, è una cosa che mi porto da piccolo. Poi un mio amico mi ha convinto, uh, mi, ha convinto mi ha fatto vedere questa squadra in un batte -baleno. me ne sono innamorato perché sono dei bravi ragazzi, eh, fanno, hanno un, grande, un buon mister che li segue. Eh, è una, una, bella, una bella sfida che insieme ai miei amici voglio, voglio accogliere e portare avanti come quella delle bici. Vuoi condividere una sfida, come dicevi tu, condividendo emozioni e come sappiamo bisogna mettere in conto vittorie, speriamo che siano eh, tante, e qualche sconfitta perché ci saranno anche le sconfitte. Bene, essere presidente di una squadra di calcio significa eh, avere tanta passione, avere anche disponibilità economiche per poter investire, ma avere anche un grande sentimento che ti lega a questi ragazzi a questi giovani. Qual è la parte razionale di te? E qual è la parte emotiva, su chi punti e quali sono i punti di forza di questa squadra. Ah, intanto noi puntiamo a un campionato, eh, eh, il nostro motto è principalmente quello di divertirci, poi i risultati penso che i ragazzi divertendosi poi conseguiscono anche degli ottimi risultati. E, <coughs> Niente, noi per quest'anno, è un anno per noi di, di divertimento. Vediamo quello che viene fuori, fine stagione o, o mentre siamo in corso durante la stagione, vediamo. Ti darete le somme? Perfetto, e allora passiamo all'altra parte, cioè lo sport senza la politica, ma nel senso buonissimo del termine, cioè quella per esempio della collaborazione, della disponibilità delle infrastrutture, anche perché no, dell'entusiasmo che viene anche dalla cittadinanza attraverso la politica stessa. E parliamo proprio con l'assessore Pedone. Assessore, una squadra di calcio significa portare avanti il nome... Eh, della vostra città, ma significa anche portare, perché no, business, squadre che vengono qua, eh, tutta una serie di attività che potrebbero trovare valido impiego con, eh, ospitando appunto questi ragazzi. Eh, significa essere orgogliosi anche di una squadra che vi rappresenta. Qual è il suo punto di vista? Allora, guardi, noi è il, da poco che ci siamo insediati, insediati eh, con la nuova amministrazione. Consideriamo lo sport come si dire, una parte fondamentale eh, del nostro programma tra virgolette politico, eh, ma anche umanamente, come eh, cittadini. Consideriamo lo sport la, una parte fondamentale e importante anche per il futuro dei giovani, a iniziare proprio dai piccoli, fino ad arrivare a eh, trovarci per la prima volta, devo dire, anche un po' eh, veramente. Stupefatto di trovare una squadra eh, in Prima Categoria che fa una presentazione del genere. Perché da piccolo, quando pure qualche volta oh, oh, come si dire, eh, conosco gli ambienti del calcio, solitamente non, non, non visto mai questa, proprio, questo, questa gestione da grande società, devo, de, devo, de, devo dare anche merito a tutta la dirigenza perché questo è importante anche la presentazione e lo stile. Eh, per noi è importante, importantissimo eh, arrivare persone. Questa è una cosa che giustamente è perché poco fa mi informavo: la squadra è stata inserita nel girone dell'Agrigentino, quindi arriverà gente appunto da fuori e noi spereremo di fare trovare come dire, una buona accoglienza, eh, quello sarà il nostro compito, malgrado sappiamo che in questo momento abbiamo anche qualche problema col campo che stiamo cercando e cercheremo quanto prima di risolvere, in modo tale che la gente che arriva. Il campo dico, può accettare tranquillamente, accogliere tanta gente perché è un bel campo, lo dobbiamo rendere come so dire, proprio perfetto per essere so all'altezza della situazione. Quali sono i tempi e, soprattutto. Da un punto di vista anche politico dobbiamo essere dei problem solving per questa società, cioè loro da un punto di vista dello sponsor, della società stessa, da un punto di vista tecnico devono dare il 99%, ma il comune deve dare a quell'uno che completa il 100%. Cosa ci può promettere? Guardi, sicuramente come date precise non, non ne abbiamo, però entro l'anno risolveremo i problemi strutturali che sono quelli che un po' ci stiamo portando in questi giorni dietro, quindi quello lo dobbiamo per forza risolvere, quindi non abbiamo mezzi termini per uscircene. Poi per il resto eh, noi stiamo anche valutando tante situazioni, anche quello nella eh, gestione della struttura, come gestirla, perché ce lo siamo posti il problema ed è giusto porlo anche per cercare di organizzare e fare organizzare tutte le società che sono diverse eh, nel territorio, giustamente in maniera efficiente ed efficace, perché altrimenti dico, eh, non vorremmo creare problemi soprattutto alle squadre locali. Soprattutto. Senta, eh, lei parlava di efficienza ed efficacia, dal punto di vista umano, eh, oltre che dall'amministratore, ci si può innamorare di una squadra di calcio che vi rappresenta guardando anche negli occhi questi giovani che rappresentano il nostro futuro? Lei ha detto una cosa bella, ha detto in, lo sport salva molte persone e soprattutto eh, guida queste persone anche nella legalità, sappiamo come lo sport eh, proietta i giovani in un sistema eh, di condivisione, in un sistema di cittadinanza, in un sistema di valori e questo è un ruolo che il Comune vuole portare avanti con impegno e come uomo lei che cosa ci promette? Guardi, lei mi fa una domanda un po' particolare perché fra l'altro il mio lavoro è quello di fare sociologo, quindi dico anche... Quindi, eh, non no, ci eravamo messi d'accordo. No, no, assolutamente, <ride> quindi mi prende come se dire proprio così... Eh, di petto, come vuol dire, guardi, io fino a stamattina sto, sto lavorando su un bando proprio sport e, e inclusione sociale. Eh, quindi per questo lo dico: eh, sono stato uno di quelli che eh, ha visto inseriti diversi ragazzi con disabilità anche all'interno di panchine di calcio. Eh, ho amici preparatori atletici che si sono portati dietro ragazzi con disabilità. Quindi, eh, sicuramente, ripeto, per noi eh, lo sport è come si suol dire: proprio un sistema che ci può aiutare a non far disperdere i ragazzi per strada. E quindi quello lo, lo controlliamo e lo vorremmo tenere come si dire, sotto controllo in maniera seria, eh, anche aiutando le società, se è il caso, proprio facendo anche dei progetti che si, eh, come si, dice, si intersecano col sociale. Ci siamo siamo d'accordo con quello che dice lei, ma ora mi rivolgo al politico. Eh, spesso sappiamo come lo sport è il ventre molle della società, I, i tagli si fanno sulla cultura, i tagli si fanno sullo sport. Eh, mi guardi bene in faccia, eviteremo questo. Guardi, evitare questo. Eh, devo dire che noi abbiamo trovato un bilancio dove nello sport c'è poco, quindi dico è inutile nascondersi, ecco fare perché è giusto parlare con... Eh, la verità, ecco perché non facciamo come se dire demagogia o quant'altro. Eh, però, tutto quello che noi possiamo recuperare e eh, spostare eh, su quella parte di sport che io, tra virgolette, definisco sana sarà come se dire la nostra una porta no aperta, eh, apertissima. E quindi. Ecco, non abbiamo trovato, come si vuol dire, eh, grandissime risorse e quindi abbiamo la possibilità di tagliare. Abbiamo trovato quasi nulla, quindi dobbiamo mettere più che tagliare. Soldi non ce ne sono, ma la promessa di fare bene e di collaborare? Ma quello lo sa un po' la dirigenza, che noi ci siamo sempre trovati qua e abbiamo cercato sempre di eh, come se vuol dire, dare no, una mano. Due, non, non ci tiriamo indietro. Possiamo dire che uno dei migliori acquisti di questa squadra è l'assessore Pedone, che sarà il dodicesimo <ride> uomo in campo. Guardi, eh, quello non, eh, dico, no, non mi... No, eh, il centravanti. Mi, mi lusinga, dico, ma non vorrei essere così tanto. Io però sarò sicuramente... Eh, come si dire. Dentro gli spogliatoi ad aiutare a portare l'acqua, ecco bene. quello sicuro. Va bene, quello okay. sì. Grazie Assessore. Uno degli storici, se vogliamo, e lo è anche in quanto presidente onorario, è Tommaso Castronovo. Tommaso rappresenta quello che probabilmente il cuore sempre che batte per questa eh, squadra, probabilmente se così me lo confermi, l'ha visto nascere, ha avuto la passione di condividere emozioni, eccetera, eccetera. E allora, Tommaso, siamo allo start-up, si sta partendo, eh, quali sono le tue personalissime emozioni? E allora, intanto buonasera. Eh, L'emozione intanto di vedere la squadra così stasera... Eh, è forte perché quando abbiamo iniziato nel 2008 in parrocchia e andavamo in giro negli oratori a giocare con i bambini, c'era qualche ragazzino che mi diceva: Ma un giorno la facciamo una prima squadra. E io, siccome, eh, siccome ho sempre sognato con il Sant'Anna, gli eh, dicevo, gliel'avevo promesso, però non, eh, non credevo di arrivare a questo punto. Eh, Quindi, il colpevole chi è? Aurelio Marino, il colpevole è. <ride> diciamo <ride> il, il, eh, colui il quale ha realizzato chi, il tuo sogno. Chi, sta con, chi continuerà insieme agli altri a portare avanti questo sogno, perché io eh, fino all'anno scorso con eh, l'aiuto di amici, sponsor, eh, volontariato, eh, Sergio, Roberto che ci conosciamo già da qualche anno, siamo riusciti a, a portare la squadra in prima categoria senza soldi. Eh, facendo tanti sacrifici e non era facile, io mi sono definito più volte il presidente più povero della storia che, che ha portato una scuola in prima categoria. Probabilmente erano le preghiere dell'oratorio. <ride> <ride> eh... Abbiamo vinto la Coppa, Coppa Trinacchia Ecco, hai accennato alla Coppa Trinacchia L'anno scorso avete raggiunto questo grande successo eh, Che ti porti dentro di una Coppa vinta tra l'altro in prima categoria Stiamo parlando di una Coppa che rappresenta tutta la Sicilia E parliamo di un campionato di prima categoria, credo a otto gironi Avete fatto una cosa strepitosa Sì, è stata un'impresa Un'impresa tra l'altro non programmata Perché l'iscrizione alla Coppa non era nemmeno prevista io siccome eh, come quando la prima volta ci siamo iscritti in federazione sono andato per un'informazione e sono uscito dalla federazione con le squadre iscritte. Stessa cosa ho fatto per la Coppa, ho chiesto, ho chiesto prima ci siamo iscritti e poi ho riferito agli altri, siamo anche nella Coppa. Tommaso, eh, quanto vale questa Coppa nel, nel mondo dei tuoi ricordi e nel mondo della storia di questa società? Allora. Al momento eh, probabilmente è il, il trofeo più importante, anche se abbiamo vinto un campionato di terza categoria, eh, ripeto perché comunque rappresenta eh, tutta la Sicilia, poi ho il giornale di Sicilia con una pagina intera dove c'è la foto dei ragazzi, quindi conservata, per sempre quella si conserva, eh, ha un grande valore, poi non è stato facile eh, e ce la, ce la metteremo online nella bacheca. Sperando che sia uno, uno dei primi trofei, sì, perché, tanti trofei che vinceremo, perché con arriveremo anche alla Champions League. No, la, 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 la Champions League. <ride> e chissà, chissà, non lo sappiamo. <ride> Sant'Anna, <ride> insomma, Sant'Anna probabilmente ci, 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 aiuta, ci aiuta spesso... Va a vabbè, lasciamo stare, difficoltà. Lasciamo stare i grandi <ride> sogni. <ride> Grazie. E allora, adesso stacchiamo un, un secondo e vediamo di eh, mandare in onda una prima intervista. Io sto cercando di trasmettere ai ragazzi che eh, l'unica cosa che conta nello sport è quello di impegnarsi al massimo. E non ci poniamo particolari obiettivi perché, ripeto, siamo una neopromossa e da neopromossa dobbiamo approcciarci al campionato con molta umiltà. Però questa umiltà non, deve, eh, come dire, non significa che non siamo ambiziosi, non significa che i miei ragazzi non devono cercare di spingere sull'acceleratore. Come ho detto loro allora, inizio anno, dobbiamo capire giocando dove possiamo arrivare e sono sicuro che questo gruppo ha delle risorse importanti, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista umano. Che alla lunga eh, potrà essere importante per, per la crescita diciamo, di questa società. Società che ripeto, eh, mi sento diciamo, di, di elogiare perché sta cercando di fare qualcosa di, eh, di particolare nel panorama calcistico. Eh, ragazzi giovani, ragazzi che hanno entusiasmo con l'aiuto anche dell'amministrazione comunale che ci sta dando una mano eh, nell'organizzazione nell del campionato, per cui siamo, siamo veramente contenti e soddisfatti e cercheremo di, di toglierci delle belle soddisfazioni quest'anno. Mister, lancio un appello ai giovani che si vogliono approcciare alla, alla vostra società. Ma eh, guarda, noi, guardi, noi abbiamo bisogno di, di tifosi. Il Sant'Anno è una società giovane, è una società giovane che come dire, si è affacciata nel calcio da, da tre anni in un certo senso perché viene da, da due vittorie consecutive di campionato. Per cui lancio un appello a tutta la comunità flavese di, di seguirci in massa e, e di, di, di aiutarci in questa, in questa crescita, eh, che chiaramente secondo me può far, può far bene diciamo, a tutta la, la comunità. Eh, io spero già da domenica che iniziare il campionato di, di vedere la tribuna con, con tantissime persone, tantissimi giovani. Ripeto, il nostro è ambiente è giovane dove ci seguono molte famiglie, per cui invito veramente tutti a venirci a seguire. Rientriamo in studio e, e vogliamo parlare di coloro i quali portano avanti il motore, la squadra, eh, da un punto di vista anche del business, dei costi. Uno di questi uomini, eh, se vogliamo, di quelli che si innamorano, ma, eh, si innamorano molto della squadra è Tony Tarantino. E allora, Tony, eh, sei il main sponsor, colui il quale si addossa una parte dei costi. Spesso al cuor non si comanda, spesso al portafoglio non si comanda. E questa contraddizione nel calcio non esiste. Sappiamo come il calcio è costoso, ma sappiamo come il calcio ti riesce a far emozionare e per, per il quale si può spendere anche una parte dei proventi aziendali. Qual è il tuo punto di vista? Come diceva il Presidente, è una cosa che viene da una passione da piccolo. Il calcio l'ho sempre avuto nel sangue, sono stato anche un allenatore di calcio e da sei anni ero fuori, diciamo fuori, il, non facevo più parte di nessuna squadra. Quando mi è stato detto dal Presidente eh, ho accettato volentieri perché per me è come ri riassaporare quei sapori dell'erba, entrare in campo, ho provato emozioni, poi vedendo questa squadra mi sono veramente innamorato perché parte che, come diceva il Presidente, è allenata veramente bene, gioca bene, ci sono dei giocatori che hanno potenzialità incredibili, As Presidente soprattutto le... Il capitano è qualcosa che io ho visto giocare in poche società e anche altri ragazzi. Non voglio fare altri nomi perché non è giusto, però dico se lo faccio perché ho nel cuore la passione del calcio. E allora, Sergio, tu rappresenti un po' l'anello di congiunzione tra la squadra, il settore tecnico, il mister, lo sponsor. Un po', eh, dicevano i latini il deux ex machina no? eh, dal tuo punto di vista questa squadra è già pronta per questa grande sfida tra l'altro avete un campionato che inizia eh, proprio domenica eh, avete credo la prima in casa contro il Castellana Sicula eh, sarà un campionato terribilmente difficile nel senso che eh, andrete in provincia di Agrigento avrete l'Empedoclina avrete eh, il Gemini ma avete anche dei derby infuocati come il Marineo, come il Monte Mezzagno, insomma, non ci sarà tregua. E come vedi tu questo campionato? Guardi, ne abbiamo già avuto un assaggio perché, anche se il campionato effettivamente inizia domenica, noi siamo stati già protagonisti in Coppa Sicilia, affrontando l'oratorio San Ciro e Giorgio. Sicuramente un campionato diverso da quello che abbiamo affrontato l'anno scorso. Un campionato in cui le squadre sono molto più attrezzate, sono più aggressive da un punto di vista, quindi, anche fisico però le devo dire che i nostri ragazzi mh, hanno risposto presente all'impegno che dovevano affrontare non hanno disdegnato il corpo a corpo sono usciti anche da quel punto di vista a testa molto alta dal, cam dal campo e, indubbiamente, indubbiamente è un campionato difficile, un campionato lungo è un campionato in cui incontreremo squadre che giocano in piazze molto calde però noi abbiamo forse una cosa in più dalle altre società eh, che sono questi ragazzi, che è il gruppo che è stato sempre mh, la nostra forza la richiesta di far, eh, di far rinascere il Sant'Anna è venuta dal basso, non è venuta dall'alto. Sono stati i ragazzi a chiedercelo. Quindi ehm, mi preme dire che, fosse, se non fosse, che forse se non fosse stato per loro il Sant'Anne ecco, non sarebbe rinato e queste persone non avrebbero profuso i loro sforzi per portarci dove siamo arrivati ora. Perfetto. Sergio, Tony diceva: noi non scendiamo in campo per perdere, noi scendiamo in campo per vincere, ci sono gli avversari. Eh, dimmi due o tre squadre competitor di alta classifica vostri. Allora, guardi. Eh... In realtà, eh, dal punto di vista del calcio giocato, ne conosco veramente poche eh, quest'anno. Abbiamo avuto modo di vedere l'oratorio San Ciro e Giorgio che rappresenta il paese di Marineo. Conosciamo il Gemini Calcio perché l'abbiamo affrontato l'anno scorso in semifinale di Coppa Trinacria. Eh, queste sono delle squadre molto molto attrezzate. Sono delle squadre, tra l'altro, che annoverano tra le loro rose giocatori che hanno fatto diverse esperienze in questi campionati, quindi, che conoscono bene il campo, che hanno quella malizia che forse a noi un po' manca, ma che devo dire la verità: ehm, il mister eh, sta facendo crescere in questi ragazzi. Quindi, mh, sicuramente eh, l'obiettivo dichiarato. Non penso che sia una cosa che noi dobbiamo porci, nel senso che siamo nuovi. È ovvio vincere piace a tutti e perdere non piace a nessuno. Salvarsi è il primo obiettivo, chiaramente, che deve essere. Sì, ma abbiamo tutto. capito che non è però, quello reale. Però le eh, devo dire la verità: in Spagna, a differenza che in Italia, i giocatori quando tornano a casa da bambini e le loro famiglie non gli chiedono: hai vinto o hai perso?, gli chiedono come hai giocato. Se loro rispondono abbiamo giocato bene, al di là del risultato i genitori sono contenti. Sono Mi con piacerebbe te. che anche per noi sia così. Noi sono d'accordissimo con te, ci vuole una cultura nuova nel mondo del calcio. Bene, altra intervista. Sì, dopo la partita che abbiamo affrontato sicuramente c'è entusiasmo, anche da parte di tutta la squadra, da parte dell'ambiente, anche la, la dirigenza. Eh, non è stata sicuramente una partita facile sia all'andata sia al ritorno soprattutto perché lì abbiamo incontrato un ambiente molto difficile eh, una tifoseria molto calorosa ma anche i nostri tifosi ci hanno accompagnato perché vediamo entusiasmo eh, io personalmente è nello spogliatoio, è fuori dal campo lo vediamo questo entusiasmo eh, siamo felici di aver passato il turno speriamo di poter fare meglio e eh, eh, le batterie che ci aspetteranno non ci spaventano il mister sa come allenarci noi sappiamo come allenarci bene e anche con l'aiuto dello staff tecnico e della squadra sapremo come affrontare le partite che verranno eh, Preparare i portieri è sempre qualcosa di, di difficile è un ruolo particolare, un ruolo che è fuori dall'11 titolare. È una persona che gioca tra virgolette da solo, quindi bisogna prepararli sia tecnicamente per essere pronti a un campionato del genere, ma soprattutto mentalmente. Ci sta che eh, si faccia l'errore, ci sta che eh, si è incerti. Però è importante avere il supporto della squadra, del, del mister e del, delle persone che girano intorno al, al Sant'Anna. Da dove si vede la qualità di un portiere? che diventerà un bravo portiere. Eh, forse la qualità non si vede, ma si nasce portiere molto spesso. Eh, è facile parare, ma è difficile essere portiere. Parare più o meno tutti riescono a farlo. Essere portiere dentro, eh, fuori dal campo, è una cosa che, che si ha dentro. Devo dire che i portieri che alleno io al Sant'Anna eh, sono portieri. Sono portieri e faranno un ottimo campionato perché sono portieri e sono ottimi ragazzi, soprattutto ottimi ragazzi. È un luogo comune. Dicono che i portieri sono eh, un po' pazzarelli. Eh, è vero, è vero. Però ci sono due categorie di portieri: c'è quello pazzo, estroverso, che ha personalità, e c'è quello magari più introverso, che come ripeto, eh, si, si distacca dalla squadra. Noi abbiamo uno che è abbastanza pazzo e l'altro che è molto, molto riflessivo e introverso. In alcune partite abbiamo bisogno di quello pazzo, in altre, magari, quello più introverso. Rientriamo in studio, abbiamo qui Matteo Lobuglio, eh, lui fa parte anche di questo staff. Senti, eh, eh, come persona, come uomo, no? eh, il progetto nella vita in senso lato, il progetto da un punto di vista della famiglia, il progetto da un punto di vista del lavoro, il progetto anche da un punto di vista sportivo. Fare parte di una squadra di calcio probabilmente significa dare spazio a quelle che sono le emozioni, ma oltre all'emozione ci vuole la pianificazione. Ci vuole la progettazione. A che punto siete? Qual è lo stato dell'arte? Ma guardi, io sono stato tirato dentro in questo progetto proprio da un amico, che è il presidente. E siccome lo conosco e vedo quanto entusiasmo lui ha in queste cose e quanto serietà c'ha, le dico che francamente i progetti sono buoni e le intenzioni ci sono tutte perché ci sono dei ragazzi che sono splendidi, un mister che è eccezionale e che da parte nostra faremo di tutto. Affinché questo progetto vada più avanti possibile, poi io sono, diciamo, sono di parte, nel senso che sono un Sant'Eliese, quindi questo comune mi appartiene per tantissimi anni. L'augurio che mi faccio da Sant'Eliese e da nonché da Flavese è che questo progetto possa andare sempre più avanti perché per noi è sicuramente un orgoglio avere una squadra di calcio a questi livelli. Infatti, anche con l'amico assessore Michele Pedone, mi auguro che questo entusiasmo ci aiuti assieme a portare avanti sempre più in alto questa squadra. Bene. Intanto devo ringraziare il Stantan per avermi dato questa possibilità di curare la parte atletica nella prima squadra e poi ho avuto la fortuna intanto di avere dei ragazzi a disposizione che si applicano veramente tanto e hanno capito la cultura del lavoro, la cultura dell'allenamento e la cultura dell'allenamento settimanale perché poi la domenica è lo specchio di quello che fai settimanalmente sia a livello tecnico che a livello con mister Angelo tattico che insieme a me che collaboro con mister Angelo per la parte fisica quindi questa è la cosa, la cosa più importante creare questo gruppo affiatato dentro e fuori il campo e, e insieme trovare quelle componenti sia fisiche che tecniche che tattiche per permettere alla squadra la domenica di scendere in campo e dare, affrontare la gara in maniera tranquilla sia mentalmente perché se tu sei pronto a livello, a livello sia fisico che in tutte le componenti del calcio, per la domenica puoi solamente fare bene. Poi sappiamo che la domenica è fatta, eh, la gara è fatta di situazioni che ti possono andare eh, a favore, quindi positive, possono andare a sfavore negative, però eh, quello che noi chiediamo sempre è la prestazione che ci deve essere dei ragazzi: la prestazione ci può essere solamente se durante la settimana, durante tutta la preparazione che abbiamo iniziato a metà agosto, eh, lavori, lavori con la ceramica intensità lavori e eh, lavori bene eh, con una programmazione questo è quello che chiediamo e quello che fino adesso i ragazzi si stanno applicando a fare nel miglior modo possibile rientriamo Parliamo con Roberto Capitano. Roberto Capitano, emozioni, progettazioni, realizzazioni. Eh, questo calcio, questo calcio dilettantistico, quello, ca quello che una volta era un calcio nobile, se vogliamo, oggi lo è ancora ma con tante difficoltà. Eh, te lo dico perché molte squadre sono scomparse, molte squadre non si riescono a iscrivere. Eh, invece il Sant'Anna c'è, il Sant'Anna c'è, è competitivo e vuole ripartire. Entusiasmo abbinato anche alle disponibilità economiche. E poi una grande condivisione: il vostro paese, la vostra gente, i vostri ragazzi. Quali sono le tue emozioni? Indubbiamente se quest'anno siamo riusciti a iscriverci grazie al presidente Marino e a Salvo Provenzano che ha introdotto il presidente in, questo, in questa famiglia chiamata Sant'Anna. Noi le nostre emozioni sono. Speriamo, in una rinascita del calcio, sia locale che eh, anche sotto altri punti di vista. Intanto, un obiettivo che ci prefissiamo è quello di non né vincere il campionato né perderlo, ma di esprimere il miglior gioco possibile è farlo senza ehm, come di solito avviene in questa categoria dando calci, insomma, eh, molto i calci cal bisogna darli, ma alla, calci, alla palla. Ecco, esatto, <ride> i calci bisogna darli alla palla. Invece, molto spesso in, queste, in questa categoria questa cosa viene travisata. Grazie al nostro mister, eh, a, a dei ragazzi che sono realmente bravi, riusciremo. Spero in questo intento. Puntarete alla coppa disciplina. Punteremo alle coppa disciplina. Bene, è una promessa, promessa. realizziamo. Passiamo alla prossima intervista. Quello che è nato inizialmente come uno scherzo, fortunato in questi due anni ci ha visto approdare in poco tempo nel campionato di prima categoria. Abbiamo dovuto fare di necessità virtù, poi chiaramente, e quindi ampliare l'assesto societario per coinvolgere altre persone che eh, ci possano dare, appunto, una mano. Abbiamo, siamo stati fortunati anche sotto questo punto di vista perché abbiamo veramente trovato eh, cinque soci nuovi che sono entrati quest'anno, appunto, che hanno da subito condiviso quello che era il nostro spirito, fondato soprattutto sulla condivisione. Di determinati valori, su tutti l'amicizia, la passione per questo sport, ehm, il professionismo anche che caratterizza la nostra struttura societaria, nonostante non perdiamo di vista comunque il valore prettamente sociale e ludistico di, del calcio dilettantistico. Ehm, siamo molto contenti perché siamo riusciti ad ampliare l'organigramma senza però stravolgere quella che era la nostra natura. Il presidente Marino insieme ai nuovi soci Siracusa. E il signor Tony Tarantino sono entrati insieme a Matteo Lobuglio e hanno da subito condiviso i nostri valori, sposato in piedi i nostri progetti e cosa che personalmente mi fa più piacere, dato fiducia comunque a dei ragazzi perché in definitiva la vecchia società aveva un'età media di 25 anni, e nonostante appunto questa giovane età eh, si sono messi subito a disposizione trattandoci da pari. Quindi non possiamo che essere contenti e se questi sono i presupposti eh, per cominciare questo campionato, non possiamo che essere contenti, soddisfatti e ci auguriamo chiaramente che la fortuna che ci ha accompagnato in questi anni possa accompagnarci anche quest'anno. L'amore per il calcio è anche nella bellezza del calcio, nei gol, eh, nei lanci, nelle rovesciate, nei tiri, ma la bellezza nel, del calcio è anche grazie al fatto che oggi le donne si sono molto avvicinate al mondo del calcio, diventando anch'esse protagonista di un calcio femminile che va crescendo. Oggi noi abbiamo qui una bellissima rappresentanza, Giulia, Giorgia, Gabriella, che indossano questa maglia. Però io, eh, però io volevo volevo dire al tecnico la squadra, la maglia, il senso della maglia, il senso dell'appartenenza, i colori. Faccio un esempio, il palermo, il rosa, no? Ecco, il colore e il senso di appartenenza, la maglia cucita addosso. Questo messaggio lo vogliamo dare anche ai ragazzi. Eh, intanto buonasera a tutti. Eh... Per quanto riguarda il, il discorso che fai del, della maglia, no? del sentire la maglia addosso, io penso che questo sia proprio il motore eh, nel caso specifico del Sant'Anna. Eh, io mh, non mi nascondo che oggi sono eh, anche un po' emozionato perché eh, da un punto di vista tecnico sto vivendo il passaggio del, eh, fra lo scorso anno e quest'anno. Eh, quindi, l'anno scorso eh, eh, ho, visto, ho visto nascere un pochettino questo progetto, eh, e ora stiamo avendo la possibilità, come dire, di, di continuare quello, quello che avevamo iniziato l'anno scorso. Eh, per cui, la mia emozione, appunto, è, eh, deriva dal fatto di, di vedere tutti i miei ragazzi vestiti, vestiti in un certo modo, così ordinati. Ci ricordiamo tutti e magari qualcuno anche prima di me da dove siamo partiti, quindi ora vedervi eh, tutti, tutti vestiti in questo modo è qualcosa che, che sinceramente mi emoziona. Io mi sento di, di ringraziare alcune persone, in primis chi, eh, chi ha dato il via a tutto quanto, quindi lo, lo ripeterò sempre all'infinito, è Tommaso Castronovo, eh, ma poi eh, oggi ovviamente devo ringraziare chi sta consentendo a questo gruppo di ragazzi di continuare a vivere la, la loro passione. Quindi Aurelio Marino, il, il, nostro, il nostro presidente, eh, che grazie eh, a Salvo Provenzano, che rappresenta l'anello di congiunzione fra ciò che era il Sant'Anna e ciò che potrà diventare il Sant'Anna, eh, Aurelio si è innamorato lo scorso anno vedendo qualche partita di noi, per cui ha deciso di... Eh, di dare una mano appunto a questi ragazzi eh, a me piace sottolineare che questo è un gruppo di ragazzi dove nessuno percepisce il rimborso spese che è un po' un'anomalia per queste categorie eh, e quindi mi ricollego al discorso che facevi della maglia ciò che spinge questi ragazzi ad allenarsi tre volte a settimana a dare l'anima dentro al campo è solamente questo senso di appartenenza per cui anche il fatto eh, metaforicamente di essere qua dentro per me riveste un, un, un significato particolare, per cui mi sento di ringraziare l'amministrazione comunale, eh, oggi rappresentata egregiamente dall'assessore allo sport, che ci ha aperto le porte di casa. Per cui eh, voglio sottolineare proprio il fatto che noi, qua, ci sentiamo a casa e Santa Flavia eh, porteremo in giro il, il nome di Santa Flavia con molto orgoglio. Bene, poi ritorneremo, mister, su quello che sono i ragazzi, ma, ma intanto. intanto... Giorgia, che, che potenzialmente è di parte, perché è la, eh, la scudiera eh, di questa squadra, nel senso che è la figlia anche del presidente, come lo è l'altra mia bellezza accanto. Allora, Giorgia, la maglia, i valori dello sport, il calcio, che mi dici? Allora, intanto buonasera a tutti. Eh, io spero che queste magliette che stiamo indossando noi questa sera, Gabriella, Giorgia e Giulia, eh, saranno indossate anche dai componenti della squadra, comunque i giocatori con grande onore perché è questa la cosa fondamentale del, del calcio, a parte la sportività e spero e vi auguro che comunque questo percorso che state affrontando quest'anno lo affronterete senza ripercussioni e comunque in una maniera lineare e comunque sempre Forza Sant'Anna Bene, volevo chiudere la parte diciamo, della dirigenza, la parte, diciamo, del, il nocciolo duro, della, il, il nocciolo duro della, della, della società, volendo parlare anche con Salvo Provenzano. Beh, per quanto riguarda questa società, Salvo rappresenta pun, appunto un elemento insostituibile, fondamentale, salvo eh, oggi parlare di squadra, parlare come dicevano queste bellissime ragazze di maglia, di colore, di appartenenza è quantomeno ambizioso, oggi i ragazzi hanno lo smartphone, oggi i ragazzi hanno altri valori eh, rispetto a noi che abbiamo qualche capello in bianco, eh, bianco oppure non ce l'abbiamo. Ecco, detto questo, eh, che significa oggi puntare sui giovani dando loro valori e sentimenti? Allora, innanzitutto è stato troppo buono <ride> definendomi insostituibile, anzi... Però poi ti ho eh, detto i capelli, insomma... Eh, eh sì. <ride> <ride> eh, niente, noi, mi sa che eh, come già detto sia dal mister sia dagli altri componenti della dirigenza, eh, noi il, puntiamo su principi, non che negli altri non lo facciano, però per noi il nostro obiettivo principale è proprio quello di avere un gruppo sano di persone per bene, atleti, devo dire... Di tutto il rispetto. Salvo, cioè, cosa intendi persone sane? Sane, sane mh, noi selezioniamo eh, prima gli uomini e poi gli atleti. Quindi, anche nel momento in cui dovessimo trovare le persone dal punto di vista sportivo, magari anche forti o di un altro livello, calcistico parlando, noi con il mister, eh, con gli altri dirigenti, facciamo sempre una valutazione prima della persona e poi del calciatore o dell'atleta. Per noi è questo il, il, come dire, il, il motivo per cui andare avanti. E questo ci ha spinto, e devo dire la verità, eh, l'anno scorso, come hai ricordato bene tu, a vincere sia il campione di seconda categoria che a vincere la Coppa Trinagria. Quindi noi continueremo con questo percorso, augurandoci di fare sempre meglio. Diciamo, questo. Bene, e allora siamo adesso... E alla parte diciamo atletica ai ragazzi allora io per prima eh, cosa volevo parlare con il capitano il capitano che rappresenta probabilmente eh, il faro del, ma non solo lui il faro della squadra colui che va a cercare un connubio tra la squadra, la società e, e anche i tifosi che sono la parte più importante e allora abbiamo qui Carlo Troina no non abbiamo Carlo Troina Massimiliano Arena, Massimiliano Arena, che è il mi avevano dato un altro nome. Guarda, Massimiliano Arena, allora abbiamo qui Massimiliano Arena che ci dirà sostanzialmente quelle che sono eh, diciamo, le potenzialità di questa squadra, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista umano, come ti ritrovi dentro lo spogliatoio e poi tu personalmente come vedi quest'annata. Buonasera a tutti, innanzitutto scusate il ritardo, sono stato alla messa, alla santa messa. E quella e ci vuole pure, Sant'Anna. Sant'Anna sì <ride> infatti. E, allora, dicevi la prima domanda, mi hai detto. Tu come vedi intanto questa squadra da un punto di vista tecnico, in base alla tua esperienza? Allora, da un punto di vista tecnico i ragazzi hanno margini di miglioramento altissimi. E, possiamo crescere tutti insieme e, con l'aiuto del Mister che sicuramente ha delle qualità eccelse. E possiamo raggiungere tanti obiettivi quindi mh, abbiamo margini di miglioramento elevati da un punto di vista umano teste calde teste calde Ce no, no no assolutamente mm. no eh, però è chiaro che eh, durante il campionato vivendo tutti i giorni diciamo l'allenamento la squadra è giusto che capitano quelle cose eh, affinché ehm, noi stessi all'interno dello spogliatoio riusciamo a eh, diciamo crescere da questo punto di vista e migliorarci anche dal punto di vista umano, no? perché anche se marito, marito e moglie hanno dei problemi in casa e ovviamente, eh, confrontandosi, cres crescono e anche noi stessi all'interno di uno spogliatoio lo facciamo. Senti sappiamo come il campionato di prima categoria è un campionato particolarmente difficile tra sì. l'altro eh, tecnicamente siete in un girone abbastanza robusto Posti, con, sì. con squadre come dicevamo poco fa ben attrezzate ma non solo nel lato diciamo agrigentino ma anche qui nel palermitano e alla prima sconfitta si potrebbe cadere nello sconforto e dopo magari due vittorie consecutive, morire di entusiasmo? Eh, qual è la pillola da usare per cercare di mediare? Allora, noi né ci esaltiamo quando facciamo strisce di vittorie consecutive, né ci abbattiamo eh, alle sconfitte, anzi, eh, dalle sconfitte proprio. Costruiamo sempre di più eh, le nostre vittorie. Qual è la squadra da temere in questo Giro? San Ciro, la squadra che abbiamo incontrato in Coppa Italia, è una squadra abbastanza forte, ma sicuramente ce ne saranno tante altre. Noi ogni partita, eh, le partite quelle più difficili, paradossalmente, sono quelle che sembrano la portata, quelle più facili e semplici. Quelle, perché poi per trovare le motivazioni con le squadre più forti, quello non ci vuole niente. Quindi tutte le squadre le dobbiamo affrontare con, con eh, molta prudenza. Passiamo intanto ad un'altra intervista. Eh, insieme a Aurelio Marino, il presidente, eh, stiamo provando adesso a, a prendere questa squadra e, e andare avanti dalla, dalla categoria in cui si trova. Quali sono le ambizioni reali di questa squadra? Le ambizioni di questa squadra principalmente è quello di divertirci. Quella... Quella è una cosa che non deve mai mancare. Poi, durante il campionato, vediamo quello che succede. Eventualmente, pensiamo a quello che dobbiamo fare per concludere una stagione nel migliore dei modi. Ma il nostro motto, principalmente, è divertirsi: la squadra, come potete vedere, alle mie spalle è giovanissima. Sono tutte persone per bene, bravi ragazzi. E, e niente. Ci dobbiamo divertire. Poi il risultato chiaramente è importante, però nel divertimento il risultato poi è un, un progetto che si può conseguire. Per incentivare il pubblico a venirvi a vedere, ecco, lanciamo un appello. Santa Flavia, come dire, come comune è un po' anomalo dal punto di vista sportivo perché... Purtroppo comunque siamo, abbiamo cominciato l'anno scorso con poche persone sugli spalti e abbiamo chiuso con eh, numeri diciamo che per la nostra realtà sono considerevoli, quindi eh, comunque un passo avanti è stato fatto. Io sprono tutti i cittadini di Santa Flavia, eh, visto anche che comunque noi non facciamo biglietterie quindi comunque l'ingresso è gratuito. Eh, per chi volesse ovviamente sostenere i nostri colori sono ben accetti e noi li, li aspettiamo. Eh, quello. Speriamo di avere sempre più seguito da parte dei cittadini flavesi e eh, di chi volesse comunque vedere la partita anche nelle zone limitrofe ovviamente sono comunque ben accetti. Dal capitano al più giovane, eh, insomma eh, il nuovo che avanza, Giovanni D'Amico detto Nanni. Eh, grande calciatore sicuramente eh, aspira a fare bene, a voler fare bene. Intanto, passiamo il microfono, capitano, poi domani passiamo la palla. <ride> e allora, Nanni, eh, far parte di una società, tu che sei uno tra i più giovani, diciamo tra i più piccoli. Probabilmente vai a scuola, a scuola hai imparato i principi dei valori, del rispetto, eccetera, eccetera. Cosa ti senti di dire a quelli più grandi? Beh, A quelli più grandi non mi sento di dire niente, soltanto prendere esempio come dal capitano che è una grande persona, anche dal mister che mi ha allenato 3-4 anni fa vincendo anche il campionato regionale con il Villabate eh, Senti ma avrei... c'è un Messi tra voi? No Non c'è un Messi? No. O sei tu? No, non non c'è nessun Messi, ma lo creeremo perché col presidente Marino siamo pronti anche a creare un, un nuovo Messi. Allora, io chiamerei di nuovo il nostro, il nostro da dietro le quinte arrivano qua i saluti. Il nostro Mister, allora Mister, avvicinati, e allora, eh, siamo preparati per chiamare ad uno ad uno i ragazzi. Eh, sei pronto? Hai l'elenco, eh, no? Vabbè, me li ricordo tutti. Me, no? eh, ecco, delle... bravi. Allora, intanto cominciamo co a presentare i due che sono qua. Allora, vabbè, Massimo Arena non, non ha bisogno di presentazioni, per cui il capitano è il capitano ed è. Vabbè, non, non dico niente su questo, ma lui ti partite. fa arrabbiare in campo. Lui mi fa arrabbiare. Io devo solamente ringraziare lui perché lui. Ma diciamo, perché c'è no. la telecamera? No, è <ride> una, una componente fondamentale di tutto quello che sta succedendo qua. Nanni? Nanni è un, un caro ragazzo che ho visto crescere fin da quando aveva 13 anni. Per cui sono contento quest'anno di allenarlo nuovamente dopo qualche anno. E allora, adesso ad una ad una andiamo chiamando i ragazzi. Li facciamo allora, venire qui. Cominciamo dal nostro bomber Marco Susinno. Marco Susinno, attaccante. Attaccante. E allora Marco, Marco. quanti gol vuoi fare? 30-40? No, non li vuoi fare? No, <ride> voglio fare gol, ma non sono parole. Ma ne arrivi fare. a 29, ti fermi. No, mi bastano 15, 15, perfetto, 15, vedi che è registrato, quindi ti seguiremo. Andiamo avanti. L'altro nostro capitano, Carlo Troia. <ride> Ciao Carlo, buonasera a tutti. 14 No, no, io sono un difensore. Non mettiamo quindi... non met... Ah, ecco, lo devi nella tua porta. Poi se vi fe... <ride> faccio, meglio ancora. Va bene, andiamo avanti velocemente. Misto. Mancino Magico, Guido di Salvo. Guido di Salvo. Ciro Shannon, Ciro Acquisto di quest'anno, vuole Di dov'è Ciro. Ciro? Di Altavilla Milice credo di al... sia. Di Altavilla. Di Altavilla. No? Sì. Perfetto, andiamo avanti. Rosario Vasta, uno Rosario dei Filippo Pegoraro. Eh? Il, il leader, il leader. Mettete dietro leader. Filippo, che tu sei alto. Orlando, un nuovo arrivo di quest'anno. Orlando, vieni qua, vieni qua. Da dove vieni tu? Da Bagheria. Come ti trovi in questa società? Abbastanza bene. Presidente che voto. Eh, ancora è presto, che <ride> ancora è pure presto. Devi, devi fare l'interrogazione. Eh, Te abbastanza... lo dice un professore <ride> appena raggiungiamo, abbastanza presenza poi diamo po i di voti okay. positivi. <ride> Comunque, molto diplomatico l'amico. andiamo avanti Alessandro Lo Cicero, un altro dei nostri portieri, Antonio Aiello, l'ingegnere. Qua, viene, qua e allora. Teorema del calciatore: cercare di fare più gol e prenderne di meno. Non è un, il teorema di Guarda, insegnante sono, quindi non è il teorema di Pitagora, è manco quello di Eulero. Ma dal tuo punto di vista, questo teorema in questa squadra come si può realizzare? Dico, il mio teorema è quello di non far prendere gol alla squadra, perché sono difensore. Perfetto, ciao, andiamo avanti. Giovanni, nostro portiere, Giovanni Lobuglio, è lui il più piccolo della squadra. Okay. Il più piccolo in assoluto è lui. Ciao, no. Saverio Lobuglio. Grande, grande personaggio del gruppo, importantissimo, Giovanni Lamantia, e Alberto Arena, Dai, vai, vai, vai. Eh, Davide Potenzano, Alessio D'Agate, Roberto Giordano, Detto no, no. Detto no. Andrea Passantino, Ale Alessandro Pucci, Tommaso Logalbo e Tantillo, poi chiamo qua, poi chiamo qua eh, i componenti importantissimi del mio staff, Salvo Canfarotta, il preparatore atletico e Salvo Giubileo. Sì. <ride> Bene, siamo tutti. Siamo tutti. E allora io prego... Per chiudere, di far venire qui anche la dirigenza davanti a questi giovani, l'assessore, venire tutti qua davanti, cercare di, riempi di riempire lo spazio. Allora, Presidente, stiamo per chiudere. E presentare una squadra di calcio è ambizioso, presentare alla gente anche attraverso la televisione significa dare un messaggio importante, quello che... Stai costruendo qualcosa di serio. Serio non significa, come hai detto tu, eh, vincere i campionati. Serio significa giocare in maniera seria, portare avanti in maniera seria il nome di Sant'Anna e di Santa Flavia. Oggi è stata una bella serata, con tanti ragazzi, con tanti giovani, con tanti bambini, con tante famiglie che sono venute ad accompagnare loro. Sentimenti di un presidente e di un padre e soprattutto, diciamocelo francamente, presidente, oggi sei orgoglioso. Sì, oggi sono orgoglioso, spero di portare tante persone allo stadio, che quella è una cosa bellissima. Portiamo quindi tutti i Flavenzi, tutti allo stadio da domani. Senti, una cosa ti devo chiedere: eh, il futuro passa attraverso i giovani, hai una bella squadra, però se ti posso dare un consiglio personale per il prossimo anno, pensiamo a un buon settore giovanile, attraverso anche le scuole. Speriamo, se il campo ce lo permette è una cosa che possiamo costruire. Perché ha un grande valore sociale. Bene, siamo arrivati alla fine. Questa... Ecco, questa è la maglietta che vogliono omaggiare la squadra, la società vuole omaggiare al sindaco che si chiama San Filippo, Giuseppe, come di nome? Giuseppe? Giuseppe? Sì, Salvatore. Salvatore, San Filippo, che è il sindaco di questo comune e quindi è il leader, il numero 10 dell'amministrazione comunale di Santa Flavia. Noi vogliamo tornare a parlare per chiudere di questa squadra. I progetti nel calcio si sa... E valgono fino a un certo punto. Da domani questi ragazzi con il loro sudore, con le loro fatiche, con i loro sacrifici scenderanno in campo, pareggeranno, vinceranno, probabilmente non perderanno questo non lo sappiamo. Sappiamo che daranno il massimo, quello che possono dare, ognuno per la squadra e non ognuno per conto proprio. I loro sogni, i sogni del presidente, i sogni della dirigenza, i sogni del mister e i sogni dell'amministrazione comunale convergeranno tutti dentro un campo di calcio. Quel pallone rotondo, quella sfera deciderà realmente le sorti di questi ragazzi. Noi questa sera possiamo dire che loro hanno vinto. Si sono presentati con dignità, con Rispetto, con onore, dicendo e promettendo che porteranno avanti il calcio in tutti i campi, nell'Agrigentino, nel Palermitano, con onore per valorizzare il nome anche della loro cittadina. Noi saremo con loro, li seguiremo e soprattutto diremo sempre che siamo stati bene questa sera nel presentare questi giovani. Il nostro augurio a tutte le squadre, ma in particolare a Sant'Anna, è quello di fare bene, se ci riuscite a vincere, ma di fare bene, perché il calcio è una grande emozione e il calcio non significa vincere, il calcio significa scendere in campo e dare il massimo. Buonanotte.